Ciao a tutti e benvenuti nella seconda parte del video del falò in spiaggia. Anzi, dato l'orario e data la luce, come vedete, che è assai artificiale, oserei dire buonasera a tutti. Si vede benissimo, si vede. Ok, no, abbiamo passato un bel po'. Ci abbasso un po' la luce. C'è lo stesso quadro. Sì, si vede! Sta iniziando a focare! Ah, mi sa che sta aumentando. Eccoci qua, sì. Scotta, l'acqua scotta adesso. È ancora toccabile, per adesso butto dentro un po', butto dentro giusto, ne butto dentro giusto 5, sono 6, ne butto dentro giusto 6, signori. Solo uno, uno ho usato. Ok? No, di fusilli. Mettiamo dentro i fusilli adesso. Ecco qua. Abbiamo messo i fusilli a cuocere. Vedremo con un po' di tempo se i fusilli si cuociono o non si cuociono. Vedremo. Ragazzi, quindi adesso sto qua a aspettare. Non vi annoio con tutte queste cose. Comunque è molto, cioè non me l'aspettavo. Adesso volevo provare a fare qualcosa per aumentare un po' la fiamma. La puzza indescrivibile. C'è tanta puzza, ma quindi ci proviamo a aumentare un po' la fiamma e quindi il calore generato. Giuro, mi viene da vomitare. È un rischio grande quello che adesso vado a correre, però lo voglio fare. Tengo tutto acceso e voglio provare a buttare un altro pezzo di carta all'interno dell'olio. Così da provare a duplicare la potenza di fuoco, quindi avere più calore. Perché se dobbiamo arrivare a cuocere, l'acqua intanto deve bollire, insomma. Finché l'acqua non bolle, non riusciamo a cuocerla. Niente, oggi devo morire. Ok, è entrato. Ok, il fiammone si è alzato. Prima dobbiamo fare che si inzuppa bene, che si inzuppi bene l'olio. Questo cosa vado a fare? Vado a prendere questo bastone. Che è di un fuoco, di un legno che non prende fuoco. Dio bene che così si inzuppa d'olio. Ah, l'olio sta friggendo. Solo metto qui in modo che così si incendi anche lui. Vuoi accendere tu? Sì. Accendino. Si accendo con il gel, mi fa una fiammata indescrivibile. Quindi accendere col gel non posso. Sta andando a fuoco l'altro pezzo. Adesso vi metto il fuoco in basso e potete apprezzarlo adesso. Adesso vado da questa parte e devo provare adesso un pochino più a regolare la fiamma. Si è innerito, ha preso. Ok. È leggermente dal bordo, poi vado da questa parte a visionarlo. Abbiamo buttato la pasta. Devo spostare un pochino più il tutto, devo spostare. Abbiamo aggiunto un altro pezzo, così si fa di più il filmone. Registrazione attiva. Riguardo se adesso è centrato, quindi molto importante vedere se la fiamma va perfettamente sotto la pentola o no. Adesso insomma quello che c'è è da aspettare. La carta l'abbiamo messa. C'è tutto, ce ne avrei dell'alta, ma non vado a rischiare, cioè consumo anche troppo olio. Quindi adesso stoppo la registrazione qua e ci vediamo dopo quando la pasta ha degli svolgimenti. Vabbè. Collo! È successo un bordello, no! È collato tutta l'acqua all'interno! È successo un fiammatone assurdo, ragazzi! No.
Si è spento tutto, Manu. No. Sono spente le speranze, ragazzi. No. È crollato tutto. Si è spezzato il legno a metà, Manu. No. Andiamo a tirare fuori i resti. Venite con me. La pasta è ancora dentro. Ragazzi, facciamo l'analisi di quello che è successo. Vieni con me, Manu. Arrivo. Guardate cosa è successo. Si è spezzato in due il legno, Manu. Guarda. Si è spezzato. È tutto imbracito, guarda. Mi hai fatto venire un infarto di quelli potentissimi. Guardate, ragazzi, le braci. Manu, sai che adesso gli metto un po' di dell'igienizzante? Su di lui prende fuoco? Puoi me accendere, Manu? Sì. Ok, io provo. Dobbiamo continuare la cottura in qualche modo, ragazzi. O tiro fuori tutto e rifacciamo l'olio. Se rifaccio in modo che vediate la fiamma. Stiamo riaccendendo, Manu. Sente che c'è tantissima acqua adesso all'interno. Quindi sarà un lavoro molto difficile riaccenderlo. Ok. Ok, Manu, il fuoco è ripartito. C'è ancora un pochino d'acqua? Sai che ti dico? Ci metto un po' dell'acqua da bere, ma non mi fai luce. Ragazzi, io provo così. Cioè, che proprio il pentolino è sopra. Proviamo un po' a continuare, ragazzi. È successa una roba assurda, cioè una fiamma così alta che voi non vi potete neanche immaginare. C'è stata un'esperienza, Manu, di vita brutta, cioè un fiammone, cioè hai visto? Perché ragazzi, io vi rifaccio vedere ciò che è successo. Quindi anche te, Manu, a trarre le tue. Questi qui erano i due pezzi del legno, è un legno unico. Si è bruciato così tanto con la fiamma che si è spezzato. E questo legno qui c'è ancora un po' di braci accese. Guardate le braci. Ragazzi, voi non vedete, ma la pasta sta bollendo. Tanto che il livello dell'acqua scende sempre di più. C'è ancora un po' d'olio in bottiglia io. Ma penso che lo terrò per un po'. Cioè sto usando una fiamma che è olio e acqua. Acqua e olio. La pasta ormai si è cotta, sta anche scendendo sempre di più il livello dell'acqua. Ce ne aggiungo un altro po' che adesso vi faccio vedere. Provo a fucinare una. Sono fiocinabili, ne tiro fuori uno come esperimento, lo metto qui sul mio tavolino. Ragazzi, io direi che sono anche scotti, sono perché si sciolgono a toccarli in mano. Mi procedo a spegnere tutto. La missione è compiuta perché si sciolgono letteralmente a toccarli in mano. Non riesco purtroppo a inquadrarvelo. Quindi adesso eseguo lo spegnimento. Con una pentola che...
io così ho spento tutto. Quindi io, ragazzi, questo video dico che finisce qua. Vi ringrazio per la visione, la missione compiuta. Come vedete la pasta ampiamente scotta, eh. Vi ringrazio di tutto, ciao, alla prossima.